Intanto lo ringrazio Di Pasquale, perché parlare dopo 5 gol subiti non è cosa facile, ci mette la faccia Davide Di Pasquale, mio giudizio personale nell'ultimo periodo uno dei pochissimi a salvarsi al di là dell'episodio negativo del rigore. Davide, ma che succede? No, ma ci assumiamo tutte le nostre responsabilità, ci vergogniamo, siamo i primi a essere i responsabili di questo periodo, perché è inconcepibile fare queste figure, non si può perdere 5-1. Siamo i primi responsabili e siamo dispiaciuti per questo. Davide, l'anno scorso non dico che era una situazione simile, ma qualcosa di vicino a Foggia, quando tu eri capitano, poi con l'arrivo di Delio Rossi è cambiato tutto. Quale può essere il segreto, quale può essere la scintilla che deve nascere per far cambiare marcia a questa squadra? No, assolutamente, il mister non c'entra nulla, siamo noi i primi responsabili, non c'entra nulla assolutamente lo staff tecnico, ci vergogniamo, siamo noi i primi responsabili di questo, perché non si può perdere 4-5-1 ogni volta in trasferta, è inconcepibile. Davide, la mia domanda è, diciamo, diretta. Da ex capitano del Foggia, da uno dei giocatori più esperti di questo gruppo, qual è la via d'uscita? La via d'uscita è quella dell'allenamento, bisogna allenarsi sempre più duramente in tutti gli allenamenti, già da domani ci alleneremo, quindi dobbiamo per forza invertire la rotta, perché così non va bene. Studio per Di Pasquale, che all'auricolare vi ascolta. Noi ti faccio una domanda, Di Pasquale, grazie per aver accettato il nostro invito. Io ho sempre detto che al di là del sistema di gioco, secondo me questa squadra ha accusato sempre delle lacune nella fase di non possesso. Poi è chiaro, vi fate gol da soli e a difesa schierata, ma quello è un altro discorso. La squadra non è mai compatta. Ecco, vorrei che tu esprimessi un pensiero in tal senso, se è così oppure magari c'è dell'altro. Ma quando si prende gol non è solamente colpa dei difensori, è colpa di tutti e tre i reparti. Dobbiamo migliorare, perché no, ma io dicevo questo, credo, scusami, che il primo tempo. E io dicevo proprio questo, fase di non possesso, al di là di poi dei gol subiti a difesa schierata. Sì. Cioè. Sì, no, dobbiamo assolutamente migliorare. Noi proviamo a giocare uomo contro uomo e in questo momento non ci riesce. Ma voi lavorate in settimana sulle coperture preventive? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il mister ci abbiamo preparato così la partita, ripeto, è colpa nostra. Io credo che sia stato chiaro ed esplicito Davide Di Pasquale, assumendosi delle responsabilità. Ti faccio l'ultima, Davide, vi ha parlato il direttore, vi ha parlato Bucaro? No, non ci ha parlato nessuno, ci hanno comunicato che domani ci alleniamo, come giusto che sia.